subito l'entusiasmo intorno all'iniziativa. Entusiasmo che si concretizza con la donazione da parte dell'industria Zanussi del terreno e il sostegno nella realizzazione dell'opera, col sostegno costante della diocesi che affianca al giovane sacerdote e alcuni collaboratori, e ricordo tra tutti qui presenti sia Don Giovanni Lavaroni che Monsignor Antonio Tessari, e con il coinvolgimento di alcune importanti figure dell'imprenditoria di allora, e per tutti ricordo il primo presidente, il cavalier Luciano Savio, che seguì l'avvio dell'attività con entusiasmo e partecipazione. La capacità di realizzare questa innovativa progettualità conquistò da subito il consenso del Comune di Pordenone, della neonata provincia, della Regione, dell'allora Banca Popolare di Pordenone, che concesse il primo affidamento all'associazione il cui unico patrimonio allora era la capacità di realizzare idee e progetti. Della Cassa di Risparmio poi e della Fondazione Cassa di Risparmio e di Udine e Pordenone, la quale divenne socia poco dopo la sua costituzione avvenuta oltre 20 anni fa, della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese. Tutti questi enti e queste realtà non hanno fornito solo sostegno economico, ma hanno visto molti dei loro esponenti attivamente presenti nell'attività della Casa. Col divenire del tempo i progetti si sono sempre più caratterizzati per ambiti di intervento, dando vita alle associazioni che oggi compongono la Casa. Ecco nascere il Centro di Iniziative Culturali, l'Istituto Regionale di Studi Europei e l'Università della Terza Età. Infine, di recente è nata la Fondazione Concordia 7, che vuole essere un mattone importante nel garantire la continuità della sempre fervida progettualità. Tutte le attività realizzate non sono mai state pensate come eventi, quanto piuttosto come un tentativo di dare un'interpretazione spesso originale alla realtà che cambia o una risposta alle esigenze del territorio. Non è certamente un evento la mensa, ma un luogo che interpreta il significato più vero del termine, inserita in un contesto culturale e nel quale si incontrano studenti e lavoratori, giovani e anziani, dove oltre alla consumazione si possono fruire servizi di elevato livello e relazioni sempre nuove. Non sono un evento la costante e attenta programmazione pluriennale delle attività che vengono svolte da Presenza e Cultura, dal Centro di Iniziative Culturali, dall'IRSE e dall'Università della Terza Età. In questo contesto è stata avviata e realizzata anche la strutturazione dei diversi enti con presidenti e responsabili per ciascuno di essi, che trovano però la loro sintesi proprio all'interno della Casa dello Studente. La linea guida è sempre quella di guardare oltre il contingente, oltre i confini del comune, della provincia, alzare insomma il filo dell'orizzonte verso un futuro che diventa presente con sempre maggiore rapidità, di offrire uno spazio di confronto libero delle idee, delle esperienze, aperto e non inclusivo. Non sono poche le realtà culturali del territorio che hanno sperimentato nella casa la realizzazione di progetti o iniziative che poi hanno trovato sviluppo o strutturazione in piena autonomia al di fuori della casa. Aspirare, coordinare e dare concretezza a tutto ciò è fin dall'origine quell'ancor giovane sacerdote, Monsignor Luciano Padovese. Oggi abbiamo il piacere e la commozione di unirci all'amministrazione comunale nell'esprimere il nostro riconoscimento e il nostro ringraziamento a Don Luciano per ciò che è riuscito a realizzare, ma soprattutto per ciò che continuerà ad offrire con generosità alla città e al territorio. Un contributo di pensiero, di azione, profondo e disinteressato, generoso, mai scontato, sempre originale, espresso e realizzato con consapevole e contaminante entusiasmo. Da parte nostra assicuriamo che anche per i prossimi 50 anni saremo fedeli a quanto auspicato dall'originario atto di donazione delle industrie Zanussi. Offrire soprattutto ai giovani un ambiente comunitario che favorisca in un clima di apertura e pluralismo culturale la crescita umana e cristiana delle persone e delle realtà sociali in cui esse operano. Grazie, Monsignor e Don Luciano. Grazie, signor Sindaco. Grazie a tutti voi. Serata anche da parte mia, Luciano. Tanti in questa sala
tutti in questa sala hanno sicuramente dentro di loro ricordi personali, voglia di pensare a momenti vissuti con lei nella casa, oppure anche capacità, ognuno di quelli che sono in questa sala, capacità di capire cosa lei ha rappresentato realmente per questo territorio e per tanti di noi individualmente. Oggi siamo a darle un sigillo, il sindaco, il signor sindaco, che devo dire e dobbiamo ringraziare perché ha voluto fortemente questo sigillo a lei, alla sua persona e poi alla casa nel suo insieme, ma alla sua persona in particolare. Dobbiamo ringraziare il signor sindaco perché ci permette oggi di fare una serie di ragionamenti, ci permette oggi di, attraverso la sua persona, guardare ancora una volta al futuro di questo nostro territorio, di questa nostra città. In questo momento tutti stanno ragionando su una Pordenone in difficoltà, che sta cercando di ritrovarsi, che sta cercando di trovare delle strade per uscire da un momento di grande crisi, e quasi tutti lo fanno in maniera molto negativa. Dai colloqui che io ho con lei abbastanza spesso, devo dire che non ho mai trovato nessun segno di negatività, ma solo segni di positività. E questo è il filo conduttore di questi 50 anni. Questo penso sia il vero filo conduttore, la positività del suo pensiero. Il riuscire comunque a pensare sempre a questo territorio, alle persone di questo territorio, con quella positività dei grandi che ti permettono di creare scenari, di guardare a scenari futuri, che ti permettono di avere delle visioni che poi si concretizzeranno se gli uomini saranno capaci di concretizzarle. Allora, io penso che oggi questo sigillo significhi, molto più di altri sigilli, un qualcosa di straordinario per questo nostro territorio, perché quello che noi dobbiamo a lei e alla casa è la capacità di continuare a formare classe dirigente. Se c'è una cosa di cui tutti siamo assolutamente convinti è che questo territorio, quando parlo di questo territorio non parlo della città di Pordenone, parlo di un territorio molto più ampio, ha negli anni creato una classe dirigente, una classe di persone che hanno a cuore questo territorio, che hanno pensato a questo territorio e per buona parte si è formata lì dentro. Allora io devo dire che questo per noi è non un momento di darle un attestato per dire è finito un periodo, non se ne apre un altro, ma questo è un momento di dare questo sigillo proprio perché la continuità deve esserci e deve essere tutta, come sempre, proiettata al futuro, proiettata a future possibilità per questo territorio, per queste persone e soprattutto capace di leggere assieme a lei, assieme alla casa, il futuro di questo nostro territorio, di questa nostra città, che sicuramente sarà un futuro positivo, perché questo è nei fatti e nella storia, nel DNA di questa nostra gente, di questa nostra Pordenone. Grazie mille. Bene, adesso tocca a me e prima di arrivare al fatto di dare questo sigillo faccio qualche breve considerazione perché voi sapete, l'avete visto perché avete partecipato ad altri momenti di questo tipo, quando si dà il sigillo si fa una specie di istruttoria, no? Perché abbiamo dato il sigillo a questa persona? Allora mi sono fatto delle brevi note di quelle che sono state le nostre discussioni e vorrei condividerle con voi. E primo, Don Luciano è persona di straordinaria cultura e di una profondità di pensiero che tutti noi, credo, abbiamo avuto la fortuna di frequentare, di sentire nelle sue discussioni, dobbiamo assolutamente riconoscere. In più, ha questo fondamentale valore della centralità delle persone, che va al di là poi della sua, vorrei dire qualcosa di eretico, ma che va, è veramente la sua religione. La persona è la parte fondamentale della sua azione e del suo credo.
Ecco, a fronte di questa certezza che lui manifesta tutti i giorni, da sempre, ed è il primo, la prima contraddizione in termini, il primo ossimoro, quello che anche ti trasmette è la certezza del dubbio. Cioè, ogni tanto, vabbè, essere granitici, però guardare veramente il risultato e che cosa si sta facendo forse è costantemente utile per poi rinvigorire eventualmente le nostre idee, oppure rigenerarle. E questa certezza del dubbio è una cosa, con la sua ironia, che ogni volta ti trasmette quando hai la possibilità di confrontarti con lui. Altro aspetto, la determinazione, diciamo la caparbietà, diciamola in modo diverso, va, la testardaggine, no? Io credo che i risultati che sono stati raggiunti dalla Casa dello Studente, sia, è stato già ricordato, i momenti iniziali, ma poi tutti questi anni, il modo di mantenere costantemente la rotta, ma di far evolvere la Casa dello Studente, è un qualche cosa che deve, si riconduce per forza alla testardaggine, alla determinazione di Don Luciano, che riesce a trasmettere anche alle persone che lavora con lui, oppure le seleziona che siano testarde come lui, non so, qua bisogna che ci mettiamo d'accordo. E, diciamo, sempre non vorrei sembrare eretico, diciamo che chi lo conosce bene, lo ha apprezzato in questi anni, alla fine si può usare il modo di dire che non è proprio farina da far ostie. Nel senso che, scusate, sembra anche questo una contraddizione vedendo il suo ruolo, ma è per dimostrare la forza del carattere, la forza delle idee, con questo filo sempre di ironia nell'interpretazione delle idee stesse. E poi adesso ci avviciniamo alla sua creatura, no? Alla Casa dello Studente. Io non so, a me è capitato spesso che quando portate qualcuno da fuori alla Casa dello Studente, oppure ci si confronta su come la cultura venga svolta a Pordenone, e è un obbligo citare quali sono i nostri punti di riferimento, quindi parlo di gente che viene qui per la prima volta o che non ci frequenta spesso, e voi nominate la Casa dello Studente, condotta da, che ha come Don Luciano come riferimento, negli occhi delle persone, istantaneamente, c'è una specie di flashback che dice Casa dello Studente, tutti chi ha frequentato le città universitarie, non so chi è stato a Padova, gli viene immediatamente alla mente luoghi tipo la Fusinato, non so se i patavini si ricordano, cioè luoghi in cui c'era una densità, possiamo dirlo, di rossi piuttosto consistente. Per cui il fatto che ci sia una Casa dello Studente ancora a Pordenone, saldamente registrata, saldamente diretta e orchestrata da Don Luciano Padovese, fa capire ancora una volta negli occhi di queste persone, attraverso gli occhi di queste persone, che noi abbiamo la fortuna di vivere un'altra contraddizione che ci deve rendere particolarmente orgogliosi e felici. Perché, d'accordo, ricordiamo bene che i periodi studenteschi caldi, ma pur sempre quelli erano luoghi in cui alla fine le idee si incontravano. E il fatto la Casa dello Studente è sempre stata e sempre sarà un luogo in cui la gente si incontra per confrontarsi con altri e per alla fine elaborare idee. Elaborare idee che a volte vengono proposte, ma molto spesso vengono recepite da chi frequenta la Casa dello Studente tutti i giorni. Vi ricordo che nonostante i 50 anni siamo veramente giovani, perché alla fine ci sono 1000 persone che ogni giorno passano di là. Le statistiche, insomma, ogni tanto i numeri bisogna tirarli fuori anche. Ecco, alla fine, l'ultimo punto che voglio toccare è quello del fare cultura all'interno della Casa dello Studente. Io credo che, l'abbiamo già detto altre volte, mi ripeto, non credo che questo cambio di pelle che Pordenone ha avuto in questi 15 anni, senza la Casa dello Studente come uno degli ingredienti, ma molto importante, sarebbe stato possibile. La Casa dello Studente ha esercitato nel cambiamento del profilo della nostra città un'influenza e una capacità anche di far partecipare, non solo di partecipare, di far partecipare, che
che è sempre stata una prerogativa che credo molte altre città ci debbono invidiare e ci invidiano, questo è un dato di fatto. Questo modo di fare cultura ha sempre avuto un paio di caratteristiche. È sempre stato fatto con grande sobrietà, non è mai stato fatto con snobismo. Questo lo dico perché è uno degli elementi per cui il cambio di pelle all'interno della città con questo tipo di cultura verso la cultura è stato possibile. Quindi non una qualcosa di elitario che si cucina nei salotti, ma qualcosa che abbraccia tutti per fare in modo che tutti partecipino sul serio. Quindi anche questo è un piccolo ossimoro alla fine. Sono ben tre contraddizioni. Allora, concludo con un ricordo freschissimo. La Casa dello Studente organizza ogni anno una serie di premi che, se uno li vede e non guarda qual è la versione del premio, pensa che siano stati progettati e definiti, non so, 2 anni fa. Alla fine, l'ultimo, che riguardava l'utilizzo dei video, queste tecnologie, questo linguaggio all'interno delle scuole, dall'università alle elementari, che premiazione che c'è stata l'ultimo weekend, non mi ricordo, era domenica, gran bella giornata, aveva un sacco di partecipanti che venivano da tutta Italia, un sacco di bambini, ed era la trentunesima versione, la trentunesima volta che questo premio si faceva. Quindi, alla fine, questo si può unire all'anticipazione dei temi dell'Europa. Da quanto tempo la Casa dello Studente parla dell'Europa? Da sempre. E questa è la capacità di visione che noi vogliamo usare sfacciatamente nei confronti della Casa dello Studente, la capacità di guardare sempre avanti. E negli incontri che anch'io ho la fortuna di avere molto spesso con Don Luciano, è questo sempre il tema che viene citato. Certo, il passato fa esperienza, ma la vera discussione, il vero elemento di confronto è sempre che cosa faremo, non cosa abbiamo fatto. Cosa faremo? Perché c'è questa certezza che con questi fondamenti, con queste basi, noi faremo sempre, sempre grandi cose. E proprio domenica, vedere questa folla di ragazzini con i genitori che sono venuti da lontano qui a prendersi un regalo, che non pensiate che stiamo parlando di migliaia di euro, insomma, qualcosa sì, ma è più la passione nel partecipare a quello che conta, il fatto di riuscire a esercitare queste cose e poi vederli sciamare per la città e godersela, voi capite che è la ricetta che dobbiamo tenere sempre costantemente in testa ed è una ricetta che viene sempre da questo signore. Ed è per questo, facendola breve, che Don Luciano sono non solo onorato, mi sento veramente un grande privilegiato nel rappresentare la città in questo momento, nel darle il sigillo. Grazie. Fai giro.
Non se la cava così, eh? Adesso ci devi dire qualcosa. È una delle cose più difficili della mia vita questo, perché è molto più facile lavorare che non mettersi in una situazione così per me incredibile. È altrettanto però commovente, perché insomma, voi capite bene. Anche perché io ho imparato molte cose di me e della casa dello studente, quello che hanno detto. Sì, perché quando si fa ogni giorno, e per me ogni giorno è la vita, perché non si può fare, soprattutto alla mia età adesso, chissà che, diciamo così, archi di tempo, no? Però i sogni sono come le nuvole del cielo, non hanno assolutamente gabbie di imprigionamento, e allora ogni giorno si ha proprio l'intensità di vivere. E io ringrazio di questo sigillo, perché mi ha fatto fare una serie di esami di coscienza, e l'esame di coscienza numero uno è che io devo moltissimo alla città, al territorio. Gli stimoli di questa città sono stati i nostri stimoli. E viceversa, se lei ha ragione, va bene, anche i nostri stimoli sono stati stimoli per la città. Le porte aperte qui, no? Che sono il sigillo, è stato detto mille volte, ma è quello di avere una, diremmo così, entrata senza appartenenza, però anche un'uscita. L'ha detto il sindaco, sono molto grato, spero sia vera, che ci siano state molte persone che hanno dato alla città. Qui ne vedo qualcuna più commovente di altre, i giovani universitari anticlericali, no? Che non so perché si sono così, siamo diventati così amici. Io sento tradire la mia funzione, gli altri non lo so, un po' cambiando mi pare. Cambiando veste un po'. Volevo dire che ho ricevuto moltissimo, quindi io riconosco in questo sigillo per me quasi la sicurezza, ecco, perché un riconoscimento insomma dà un po' di sicurezza. Persone come me che mi hanno detto testardo, caparbio, me ne ha detto tutti i colori, no? Io sono un insicuro. Ed è la mia forza, perché io della gente sicura talebana ho terrore. O perché non si creda, sono in buona compagnia, perché anche Ranzinger ha confessato che ha dubbi, incertezze, per quello che va avanti, quindi. E qui c'è la seconda contraddizione, che non è stata proprio ben detta del tutto, perché non la conosci più di tanto. E cioè che la mia passione per la cultura, per il territorio, per la gente, ed è vera. Il mio rispetto anche delle persone, che si esprime anche quando sono molto nervoso. Perché è un modo, dicono, abbiamo sentito dei psicanalisti recentemente, perché ho sempre bisogno di rassicurazioni, che quando c'è un certo nervosismo verso certe persone è segno di affetto. Insomma, può andar bene anche per le coppie. Volevo appunto dire, questa occasione mi ha permesso di capire quanto, come dire, recepito da questa città, e ho
quando è stata osmotica, insomma, per città e territorio di Reserve. E vorrei anche dire però una seconda cosa, cioè, ma io ho provato a sentire in questi giorni, ma tu cosa hai di particolare? Ecco, io ho la passione, cioè faccio le cose, questo è un dono, non è una virtù, di appassionarmi, è un dono, disgrazia anche, perché quando ci si appassiona poi, voi capite bene, ci sono poi anche, mi viene una parola che non si dice in queste cose, insomma, c'erano i rinculi, dicono nell'esercito, no, a proposito delle armi, ecco, sono queste, non mi viene la parola più, sono vivo in mezzo ai giovani, amici, quindi qualche cosa, ecco. Volevo dire la mia, diciamo così, apparente contraddizione, perché come prete io credo di aver sentito che ero prete facendo quello che facevo, cioè nel rispettare il pensiero, nel rispettare le persone, nell'accostare le persone, nel permettere il dibattito e sentire sempre le difficoltà degli altri, in fondo è questo, e poi credere in Dio, perché senza credere in Dio non sarei andato avanti, perché io non so dove certa gente che dice di non credere trova l'energia. Ecco, io devo fare questa attestazione, perché è un'attestazione laica, nel senso che è un valore, insomma, è un valore che può essere vissuto da tutti. E qui voglio anche ringraziare i miei confratelli che sono qui presenti, Don Antonio in particolare, con cui abbiamo aperto la casa, e Don Gianni, con cui abbiamo portato per lungo tempo insieme la croce. Ecco, ringrazio anche, dovete scusare, ma un po' la mia azienda la devo rispettare. quindi ringrazio il vicario generale, due vicari generali, uno ex, ma si dice già, emerito si dice, e uno ancora. E ringrazio anche i due vescovi che, non essendo potuti essere presenti, Don Ovidio perché era a letto malato, il vescovo Pellegrini era impegnato a Roma, Verona, e quindi Ubi Maior, Minor Cesar, Verona. Ringrazio della sua partecipazione. Ci tengo a dirlo perché io sono dell'idea che non ci si può mettere uno contro l'altro. Anche quando si è molto diversi, apparentemente si è diversi, ma io che ho fatto sempre teologia, ho scritto libri, ho fatto di teologia, ho scritto anche robe di arte, eccetera, di cultura, ma era una osmosi che si può trovare nel discorso della bellezza, perché è bellissimo pensare una qualcosa che è difficile oggi, no? Ma è bellissimo andare in profondità, come è bellissimo poi esprimere questi istinto, questo, diciamo così, motto dell'anima in situazioni anche partecipate. Ecco, io credo che questo sia un po' il discorso che ho potuto su cui ho potuto riflettere in questi giorni. E aggiungo un'ultima cosa. La cosa è che non riesco a ricordare nulla dei 50 anni. Non riesco, perché è terribile. È la nostalgia, sarebbe terribile, è i sensi di colpa che vanno sempre di pari passo in una persona che non è strasicura, grazie a mia mamma probabilmente, qui faccio un omaggio alle signore, date sicurezza ai figli, perché sennò dopo, oppure date le insicurezze che dava mia mamma a me, cioè, quelle giuste. Ecco, il fatto di diciamo così, immergersi nel passato, io non voglio neanche vedere fotografie, mi indebolisce, mentre invece riesco a dire, anche oggi che ho qualche anno in più di tutti quanti voi presenti, no, credo di poter dire che io sogno ancora, sogno e quelle cose che faccio cerco di farle con passione e cerco di contaminare il prossimo. Contaminarlo, perché non usare la parola testimonianza, quelle cose lì mi fa un po' impressione, vengono troppo usate. Dico
contaminarle, cioè cercare, oggi si dice, se vuoi fare qualcosa, vedo tra i giovani, e devi prenderli uno alla volta. Avete presente la storia Orazzi e Curiazzi, no? Che non si riuscivano a vincere se non prendendosi uno alla volta, no? Ed è, credo, scusate, è un'idea, no? Bellicosa, che non mi appartiene, ma in ogni modo capite il senso, insomma, no? Cioè è il rispetto della persona, ma anche il credo della persona, e sapere che se una persona si lascia prendere da un po' di entusiasmo cambia il mondo. Ed è l'augurio che faccio a Pordenone. Togliete il tappo alle nuove generazioni, fate in modo che prendano delle responsabilità. Perché lo studente, la responsabilità è condivisa da molte persone, ma responsabilità, non collaborazione, responsabilità, non aver gregari che ti aggiungano, come dire, prestigio perché sei tu che appari quello che fai invece fanno gli altri. È proprio responsabilità, che è poi un discorso di Chiesa anche oggi, e speriamo che la Chiesa ne parte, ma la politica bisogna che la faccia, e la socialità, e i responsabili dell'economia devono assolutamente aver fiducia dei giovani. Naturalmente rischiando, ma se non si rischia, amici, non si vive, e quindi io credo che varrebbe la pena. Questo ve lo posso dire perché dopo non 50 anni, molti più di 50 anni che vivo sempre praticamente anche con i giovani, non solo, ma per giovani non intendo dire solo gli adolescenti, no? Dove la cosa è molto difficile e anche qualche volta non chiara, no? Ma anche i giovani, le giovani coppie, i giovani di 35, 40, 50 anni, che adesso penso si sentano giovani, e giustamente lo sono, e sono abbandonati da tutti, perché sennò bambini e anziani, piuttosto fuori di testa magari, non quindi presenti nessuno. No. E cioè, non è giusto. Ecco, è un appello alla fiducia. Le parole che mi sono state dette sono state bellissime per me, auspico che siano vere, ma dico quello della positività, perché lo sento anche come docente di teologia morale, quando tu impianti un discorso etico in base alla paura o alla insicurezza, il timore, non all'insicurezza positiva, no? Tu non costruisci nulla. Se vuoi costruire qualcosa, devi far vedere il positivo che è attrattivo. Lo diceva Tommaso d'Aquino, che l'aveva anche dedotto da Aristotele. Quindi siamo anche nelle radici abbastanza bene, no? Ma però è nella anche pedagogia attuale. Quindi anche qui nella città, finiamola di scrivere sempre il negativo, finiamola di mettere sempre. Adesso purtroppo abbiamo anche delle situazioni che riempiono le pagine, ma no, perché non riempiono mai, o quando c'è una bella notizia te la mettono in fondo, con grande rispetto della stampa, dico questo perché ne faccio parte da 50 anni, quindi posso anche dirlo, no, perché non mettere il positivo? Ecco, credo che questo sia un qualche cosa che era non previsto da me di dirlo stasera, ma mi è venuto fuori un poco suggerimento da quelle parole che ho sentito. Grazie a tutti voi e grazie. Perché adesso deve scrivere un pensiero sul libro d'onore e dopo viene letto, e quindi vediamo.
nuovo trattato di teologia morale, state tranquilli, tutti dopo interrogati. Non un Bignami, sono completo. Vorrei vedere voi o mettervi a scrivere. È il trucco. Io scrivo sempre in una stanza da solo. Allora, sono grato per l'onore che mi fa la città con il sigillo. È uno stimolo a riconoscere il molto che ho ricevuto e una spinta a dedicare le mie energie assieme ai responsabili della casa perché Pordenone ritrovi il suo DNA di crescita e grandissima originalità. Don Luciano Podovesi. Attenzione qua, che l'ho detto. Ho voluto fare una cosa